Madre, che ti tutti ben ritrovati! La stavate aspettando? Spero, perché c'è Claudio che me l'ha chiesta tipo. C'è Claudio Buccina che me l'ha chiesta tipo un mese fa. Ah, che bello questo! Me l'ha chiesta tipo da una settimana, credo che comincerà a odiarmi se non la carico. Quindi, sì, siamo con nello Stige, è bello, un bel posto per. Ah, questo qui è Ade o quel che ne rimane. Facciamo un puttan tour di Ade e siamo già usciti. E credo che si debba andare su. Esatto. Evoca. Ah, evoca. Sì, l'attacco speciale dei cosi, come si chiama? Locca, lo locca. No, è vero, non è quel gioco là. Non lo ripeto nemmeno. Che tra un po' porterò perché mi sono anche stancato di non portarlo più. Sì, solida roba qua. No. Questo qua lo ammazzo a pugni. Anche questo. Ammazza quanta vita ha. Ma si evoca una. Ah, è vero, abbiamo il mana infinito ora. Perché nel tutorial, tipo, è un tutorial. Abbiamo un mana infinito. Sì, certo che va per un'anima di merda. Io voglio le lame, no, 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 gli artigli. Com'è che si va giù? Ah. E vedete che adesso quei cosi neri non mi attaccano più. Perché abbiamo l'anima di Ade. E quindi non ci attaccano. Meglio ancora. E quanto dura sto tunnel? Ma dura tanto? Ma li passo attraverso a sti cosi neri? Giù? No. Su. Guarda caso una leva messa lì. Neanche per scherzo. Oh. Così apriamo le gabbie. E niente. Ma dove si esce qua? Oh, ah, qui! Kratos, Sono possibile. fuori dal Dunque il tunnel. regno del sovrano Ade è terminato. Sì, Ade è morto, contento? Il dio degli inferi è Gliel'ho già morto. detto io. Morto? Sì, morto! Ade meritava ogni sofferenza, ma non credevo potesse morire. E neanche io Io pensavo che un dio ucciso potesse Baal morire, per ma dato che ne ho uccisi. resistenza. E tre o quattro, credo che possano morire dopo Ingenuamente tutto. spartano. Ma con quale occhio me lo sta guardando? Eh sì, Ti non ci serve posso l'anima di arrivare un dio per usare il portale di Iperione lì. Ah, ed è portale di rimasto Iperione. Quello è rimasto inutilizzato per inutilizzato per secoli. Sarà secoli. certamente inattivo, altrimenti avrei visto la via splendida. Ecco, pensaci, pensaci, non vi spoilero chi è. Lo sai, Kratos, non sono sempre stato così, un mostro. Forse. Io un tempo ero Ho il più sacrato geroglifici, come piacciono artigiano di a tutto l'Olimpo. Zeus mi premiò concedendomi in sposa la divina me. Ah, ok, Afrodite. ecco chi è. No, non volevo Lei, spoilerarvelo, ma ecco. Eros, si vantava del mio grande talento. Ma Mio il figlio fa giorno già le in cui armi. uccidesti Il mio, per Hades, fortuna, si tutto ciò mi droga. fu strappato di mano. Ah. Da quel giorno Zeus divenne perfido, come tu ben sai, Ah. e quel che Oh, ma sembra peggio. colpa mia in sto gioco. Si Cioè io prese non il mio posso neanche andare al martirio cesso come che è colpa mia bandiera, se distruggono il mondo. la mia ragione di vita. Vabbè, sì, Pandora non era, era una Trascorro il mio chiave. tempo qui Teoria. E tentando di ricrearla. E ho spoilerato qualcosa? fallisco ancora e ancora. È ancora viva, Spartano. Ma Il se mio sono fatte di esempio. oro avrei sì e no qualche miliardo là sopra Tu peso. Kratos, puoi riportarla qui da me. Tua figlia La vuoi non in mi pacco riguarda celere affatto. o posta normale? Ma certo potrai capirmi. Ma anche tu sei stato un padre. Ecco. Credo che mi abbia preso per il culo. Probabilmente. Andiamo giù. Ah, di qua, di qua, di qua. E torniamo indietro dove. All'inizio c'era un portale di Iperione, se non sbaglio. Penso, Sì. Qua un lungo corridoio, noioso, noioso. No, no, porca puttana. Dai, non ho voglia di farli sti qua. Si rianimano. Porca puttana. Non ho più la coordinazione di un tempo. No, porco te.
Allora, sto facendo cagare, lo ammetto. E mi dimentico sempre che posso parare. Sono forse troppo concentrato? E uno è andato. Voleva lui. No! No! No, 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 no! Fottetevi tutti! Cosa avevo detto io? Cosa? No, non dovevi fare sta cazzata! Era fatta. E ho avuto una botta di culo che non ci credo nemmeno io che l'ho vista. No, tutti si rianimano. No, usciti, faccia fuori i cani velocemente. Madonna cara, fuori. Chiamo il canile. Usiamo i cani. Sì, devo pensarci per. No, padre. Non potevo. Non spariamo roba che non possiamo fare. Non potevo assolutamente. Con tipo 7. Quanti cazzo erano? 9 cani. Tattica, distanza. Qual è quello la debole? Qual è quello debole, scusate? Ce n'era uno dei due che era più scarso. Scarso, debole. Eccolo. Non gli ho fatto l'attacco che magari perdevo. E via. Dato. Tocca a te. Dai, adesso credo sia, infatti, facilino. 2 3. Quello se non sbaglio è una statua. Aspetta, no dai, non ce la posso fare a fa. Da solo, se si rianima da solo magari va anche bene, ma non posso farne due. Già fatto una volta. Devo trovare un potere della vita adesso. Altrimenti cado, perché sto malapena in piedi da quanta poca vita ho. Di là, se mi ricordate, c'erano i cani. Sì, un vicolo cieco. Ecco qui. Azzeccato. Qui siamo tornati dove è la prima volta che abbiamo trovato. Oppure, mi sbaglio magari. Quanto ti dà la vita qua? Ti dà meno perché volevi tutta la vita, stronzo. Sì, è tanto più difficile. 4 vai di Panora. E lì c'è il portale. Come vi dicevo, che finiamo in un'altra dimensione. Magari, che ne so, andiamo nell'universo di Dragon Ball così. Le ali mi. No, quello là aveva vita, quello lì aveva vita. Non si rifiuta mai una vita. Mai. Soprattutto in queste condizioni. Volevo fare la cosa epica e l'ho fatta. No, pensavo fossero. Gli facevo l'ariete e madonna, finivano in culo al mondo. Aspettate, ho quasi finito, adesso arrivo da voi, Fai la mossa, ecco, infatti, bravo. Quanta vita ho perso? È abbastanza. Sono pieno di sangue. Che mi sono fatto una doccia. Ricorda il tuo scopo, Kratos. Il crepuscolo incombe. Perché? Da cosa intuito che mi sono dimenticato? Io ucciderò Zeus. Io ucciderò Zeus, l'abbiamo capito tutti, credo. Credo che lo sappiamo tutti. Allora, forse vi fregherà poco, ma porterò la God of War 4 quando uscirà. Perché devo giocarlo. Soprattutto Kratos con la barba. E qua vedi i risultati di aver ucciso Re dei Pesci. Io lo chiamo Re dei Pesci. Postino. Ma se non sbaglio è la versione avanzata delle postini, quello là che. Non è più il motorino.
No, adesso la biga che vola. La madò, per poco mi prendevi, eh. Chi è? Ah, la pelata, come si chiama? No, 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 si sembra. Guarda, ha una riga calva in testa. Aiutare? Ah, giusto, vi ricordate il primo episodio? Vorrei aiutarti, ma sono stronzo, quindi. Senza di me. Infatti. Sai che non avevo scelta. Avevi più Devi scelte. aiutarmi. Undertale ti dice di avere pietà dei nemici. Tu cos'hai avuto pietà? Di nessuno, neanche di me. Allora, qua se non sbaglio devo tagliare di tutto. Mi fa male solo a vedere. Ecco, sento che mi fa male il polso stranamente. Ma finiamo qui. Dai, dai, dai. Dai che devo passare. No, Eri nulla. solo un mezzo per un fine, Gaia, null'altro. Ma devo sfidare Zeus e i titani. Devono rovesciare Rovesciare l'Olimpo nel senso questa guerra fisicamente o inutile, politicamente? No, perché rovesciare una montagna, no, me lo sto già immaginando. Ah, ora gli... Ah, qua sale il crimine e gli rompiamo la mano. Ecco, se non sbaglio cade anche... No, no, non è caduta. Se vuoi una mano... Ecco. Ah, dobbiamo spostarla. Ma come fa a sollevare una roba? Che cazzo? Vuoi una mano? Ecco, gliel'ho mandata giù. Tutta la vita ce l'abbiamo. Quello là che mi serviva per il mana non ce l'ho. Distruggi i nemici che ti... Ammazza tutti. E se vedete bene c'è un tizio spezzato a metà sotto. Amici avanzati... Ah sì, nemici avanzati, cioè... Ma che amici? Ho sbagliato. E sti stronzi non puoi, non puoi fargli la presa. Peccato. D'ora in poi troveremo questi qua. Ecco. Fuori dal car. Ha funzionato. E quando vedi la spada che diventa gialla, vuol dire che... No, che ca... Questo usa i cani. Volevo usarlo, ma è morto. Ok. Via. No. Beh, voleva prendermi. Puttanina. Anche tu volevi prendermi, ammettilo. Dai, se lo ammetti non ti faccio nulla. Sto scherzando, ti faccio tutto. Ok. E un altro cane finito. Oh, ma con tutti i cani che ho ammazzato potrei venderlo al ristorante cinese. No, potrei farne su uno, vero? Ecco. Questi qua quanti sono? Cani che... Cioè... Sono bastardissimi i cani qua. Fatto. No. Ok, l'ho interrotto in volo. Guarda, ma mi toglie un botto di vita. Ancora vivo sei. No, usa l'ariete. Madò, l'ho scampata per nulla. E mi sa che quelli senza elmo dopo sono, come dire, più deboli. Usate sempre l'ariete, mi raccomando. Che fai? Fai un casino. Filolo, sei l'ultimo. E infatti... No, 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 ce ne sono altri! Quanto ho rischiato! No, perché non ho nulla di vita ormai. Madonna, ma sono resistenti sti qua davvero. Si sono feriti tra loro. La vita, guardate la vita, non c'è più la vita. Ma come fa a resistere ancora? Ma come fa a stare in piedi? Cioè, non dovrei neanche essere vivo. Un non morto dovrei essere.
Se non sbaglio uno è morto. No. Lascia, lascia che mi tagliava. Mi ha tagliato un pelo di barba. Da quanto ero vicino. Fermo. Ok, ora vai anche te. Non dico che è stato difficile, ma è stato un po' impegnativo. Cioè, dovevo devi stare concentrato. Ovvio che io non posso riprendere così. Cioè, dopo due settimane. Una o due settimane che ho fatto l'ultimo episodio, tu non puoi riprendere la modalità caos così. Devo fare episodi costanti, se no perdo. Perdo il. Questo è un piccione. Piccione geneticamente modificato. Non è che più il becco. Ah, li possiamo usare come appigli. Dov'era la rapia, scusate? Fammi salire! Ah. Ah, era così facile. Dov'è la rapia, scusa? Ah. Ecco, li usiamo come appigli. Per saltare. Ma dove salti? Ma cosa minchia ha fatto? Mi ha fatto un giro, ma dove l'ha tirato fuori? Uno, due, tre. Qua ci siamo! Oh, appena in tempo. No, il vaso, il vaso, il vaso, il vaso. Oh, saranno poche, ma almeno ci sono. No, fuori, fuori. Sono abbastanza stronzetti che ti premiano anche se perdi. Ma posso potenziare le spade? Fammi vedere. Quanto ci vuole? Sì, sì, va bene, va bene. 7000! Ma non. Ma dove andiamo? 7000 anime. O 7000 orbe, come si chiamano? Uno. Prendiamo questa qui. Due. Ecco, per i viaggi più lontani si fa così. Vedete quelli lì là sopra? Ho un. So come farveli prendere. Però devo trovare un'altra arpia che. Che bella la visuale così vicina. Usiamo anche la vita che. Più ne hai meglio è. In mana lo uso se no una volta ogni morte del papa. Ecco, ora che avvici. Ah, ma ti fa danno, puttana. Vedete qua. No! Ma facciamo anime anche! Minchia! Però dovevo stare più alto. Dov'è? 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 Dai, vieni qua. Vieni qua. Dai, vieni qui. Ma non farla fuori. Ecco, qua, qua. Due. Ma dai. E mi salta sull'altra piattaforma. Ma c'è. È garantito perché una volta ce l'ho fatta. Dai. Sta su. Ah, qua è. Oh, visto che avevo detto che. Vi avevo detto io che era garantito. Occhio di gorgone. Non dite gorgone. Altre anime. E un corno di minotauro. Che così potenziamo l'energia. Ecco, è il mana. Sembra che sia mana. La faccio fuori adesso. Madonna, ma quanta vita toglie. Fa nulla. Vabbè, la farò su uccidendo nemici. No, sta parte non è facile. Ancora piccioni. E prendi il volo che mi fa schifo. Ah, quello è un titano. Ma sto qua è stato troppo al sole che si è scottato così. O è il titano del fuoco? Ancora il postino. Ma scusa, ma sei un titano? Con uno schiaffo potresti mandarlo nell'altro. Potresti mandarlo in uno dei mondi di No Man's Sky. E no, no, subisce e basta. Ma cioè, guardate voi che come sono fatti i titani. E poi meravigliatevi che perdete le battaglie. Ora sono circondato. Su due schiaffi ne ho presi tre. Cosa minchia sta succedendo?
Continuare a colpire. Fanculo. Fanculo la logica dello schivare. Mi ero dimenticato che non siamo più uno morto sfigato, ma siamo il video della guerra. Questo qua. Ok, via, 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 via. Devo passare. Sono tanto più dure di quelle merdine là della delle. Cioè quelle là che ammazzavamo fino a prima. Forse perché ha un esercito fatto da schifo. Ok, quello è andato. Se solo mettessero un canestro là sotto. Cioè potrei farvi vedere quanti ne ho uccisi. No, no, non deve. No. È il centauro, cazzo. Se non abbiamo già battuto una volta un centauro. Ma sto qua è capitano, che ne so. Sì, ma sta visuale. No, sta visuale no. È troppo corta. Ma cos'è sta roba? Cos'è che mi lanciano le quelle di energia adesso? Oh, troietta, cosa vuoi fare a me? Guarda che dico all'ippodromo che gli è scappato un cavallo, Non posso subire un colpo, non posso subire... Non posso subire un colpo! Ah, ma parano anche sti stronzi! Ma morite una volta buona! Ci fanno l'onda d'urto. Un po' imprevedibile. Ma quanto sono resistenti! Non ho mai visto dei... Ma il centauro è qua? Troiete! Apro il forziere mentre c'è un centauro. No, no, lontani dal centauro. Che è difficile, già è difficile. Aria tipo motivazione. Ah, è il centauro che è volato? No, ho visto qualcosa di grande che volava. Pensavo che mi arrivasse in testa, sinceramente. Usiamolo come ariete. No, ecco, ho detto io, non prendere un colpo, l'ho preso. Non so se dobbiamo far fuori il centauro prima, così magari gli altri si demotivano e scappano per paura del fuoco. No, già. E scappano. Oppure dobbiamo prima far fuori gli altri per fare la battaglia più semplice col centauro. Sì, ma fa sempre sto attacco, dai. Sta diventando una barzelletta. E ora diventa più complicato perché non vedo più dove sono. Usate la rete. Vabbè, ve l'ho già detto un miliardo di volte, quindi. Ho sempre sputanato mana, ma ora mi serve. Ora vedo che serve. Sì, però anche sto qua non scherzo. Che cazzo. Sì, ma che centauro, ora non scherza con la vita, Quante gli hanno tirate? Ok, via, bravi, bravi cavalli. Il povero mo di merda. Sì, sembra la solita. Cerca di fottermi, ma alla fine è lui quello che viene fottuto. Questa qua ha voluto. Quando sono circondato sembra usare quell'attacco. Non uso l'ira di... L'ira dell'olivo. No, l'ira di Sparta, se non sbaglio. O era la rabbia di Sparta. Rabbia di Sparta, sì. Madonna, subisce, ma non muore. Guardate quanti. Vedete quanti colpi ha preso. Non ne sta prendendo ancora. No, muore, non ci decide. Mettiamo così. Ah, cerchio. Nemmeno. Ho rischiato. Perché non ha subito danno?
O almeno non sembra che abbia subito danno. Ma c'è il tizio che mi spara anche le palle di fuoco là dietro. Eh sì, là il postino che mi spara. No, 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 un brutto posto qua, un brutto posto. Mi sa che il brutto posto era qua. Fammi una carica, sei le palle. Le ha avute, ma... Oh, finalmente posso ammazzarlo. Una, due, e l'ultima. No, 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 non è l'ultima, questa è l'ultima. Ora, sì, ok. Sì, sbisceriamo stile macelleria, ma... Vedete che ora sono tutti demoralizzati, non è che voglia di... Non è che voglia di colpirmi. E dobbiamo fare prima fuori il centauro. Dobbiamo andare una alla volta. Così faccio anche sfere. No, no, sto pensando. Sto pensando. E se moriamo contro sto qua? No, sto già pensando. Ogni volta che passa quello là, ogni volta che passa il postino, sembra la scaga. Ho paura che mi spari le sfere di fuoco. Ok, la vita l'abbiamo recuperata. Il mana. Ma da quant'è che sei qua tu? Ok, davvero, se... Disertore di guerra o peggio ancora. È morto. Qui sopra. Per poco arrivava a me il cartonaccio. Abitanti indifesi, facciamoci vita. No, perché di voi non me ne frega più nulla. Ma no, a Kratos non gliene fregato mai nulla. Qualcuno ha nominato il sole? Soleil? Ma Soleil... No, non credo che ci sia qua Soleil, peccato. Ma ti spari dalle palle? Anche tu? Ma... Guardate che roba! Non vogliono essere uccisi, però intanto ti stanno in mezzo. Ora, se ti beh... Ah, ok, un serpe... No, cosa minchia è questa roba? Una chimera. L'ho affrontata così tante volte che ormai so tutti gli attacchi a memoria. No, le sfide degli dei. No, le sfide dell'esilio se non sbaglio. Madonna che ero dovuto. L'ho fatta tipo centinaia di volte. 100 volte l'avrò fatta. E so tutti gli attacchi a memoria. Sì, ma sta qua subisce, però manca all'indietro di qualche metro. E quella più pericolosa. Porcaccia la puttana. E ho sempre paura di avere nulla di vita. Ora, se non sbaglio, tagliamo il serpente. E sta in piedi. Guarda com'è fiero qui. Non tanto. Questi sono imparabili, quindi lontani. Ah, fa anche gli attacchi corpo a corpo ora. Giri intorno. Ah, l'arco. Fatto. Quanta vita ti rimane? Fatto. Ah, già fatto. L'arco è un... L'arco è stata una buona cosa. Potenziarlo. Senza quello non avrei mai ucciso Ade. Ora c'è la versione... Non interferire, fantasma di Sparta. C'è la versione... Come si chiama? Ariete? Dove scappa tutte le pa... No, era imparabile questo! Vabbè, ok, ma... E già male ci colpisce. Da capo. Vabbè, ma che ci spara il veleno però. Usiamo anche l'arco.
Ah, e vedete che l'arco è utile. Aspettate quanta vita ho. Ma da dove sta poca vita? Vabbè, ma quello là, cioè, non puoi schivarne due. Non interferire, fantasma di spalla. Non sto interferendo con nessuno. Sto solo cercando di uccidere una chimera che è qua da un bel po' di tempo e che deve essere fatta fuori. Ora possiamo continuare. Vedete, c'è una minima fiamma. E questo qua era una ta... Questo era fisico. E sto cercando di capire quando è che mi fa l'attacco di fiamma. Questo era fisico. Ma da quando la rete spara fiamme? Non vorrei dire una cazzata, ma che sia tipo un residuo del leone che è mezzo morto e quindi assorbe un po' i suoi poteri. Ma ti sta sempre addosso l'ariete. Ok, adesso non mi sta più addosso quando muori. Ora gli stacco questo. Ecco. Così non sei più in mezzo alle scatole, va bene? E l'ariete è andata. Ora dobbiamo prendere la mira per ammazzare il postino. Aspetta. Aspetta. Preso. No, ho mancato. Aspetta. Aspetta. E via. Preso. Eh sì, visto. Potevi tirare uno schiaffo anche prima. Cattroia, questo faceva male. E se è vivo mi sa che ha subito. Ora il titano mi passa davanti. Cioè, io sono grande come il suo mignolo del piede. Avete capito quanto è grande il titano? Ed è ancora le vecchie arpie. È qua. E subito. La prima che passa la prendiamo. Ci è mancato poco. 2, 3. Questa. Quanto è bello volare. Ah, che bello attacco che non funziona. D'arco. Ora lo sto utilizzando tantissimo l'arco. Questo qua proprio era morto ormai. Questo qua, anche questo qua. Quasi. Morto. E tu? Che volo. La vita... Sì, usiamola adesso che dopo non torniamo qua. E qua? Nulla. Ah, un coso di rovi. Infiammabile. Rompere le scatole, letteralmente. Aspetta. Adesso possiamo andare avanti. Dobbiamo portare avanti questi rovi, ma da dove? Ma perché? E su. Dentro così. Fatto. Lasciamoli qua che è faticoso portarli. Ah. Quanto è pieno di vasi qua. Fatto. Qui è libero. Portiamo avanti i rovi, vediamo che servono, perché non mi ricordo cosa servono. Che servi? Oh, ah, ecco cosa servono. Vi rendete conto del casino che ho combinato? Con un solo coso esplosivo.
Sempre che servisse a questo, non quello di Rovi. No, che magari era una roba fondamentale. Ma spero tanto di no. Perché devo tornare indietro altrimenti. Qui, se non sbaglio, siamo arrivati dove c'era il tizio che l'ha pre il postino che è volato via. Sì, gli ha tirato uno schiaffo che non si alza più. Ah, no, 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 qua passiamo attraverso le balconate. E madò, che casino è? No, è fuori, devo passare io. Grazie. Passare attraverso il fuoco, a meno che non siamo ignifughi, no. Se li inventa gli appigli a volte, io non so come fa. Ah, Elio, ecco chi era. E questi qui. Oh. Ah. Ah, ok, fate un guscio per proteggerlo. Ah, per proteggerlo, ho capito. Hanno uno scudo indistruttibile. Ah, mi serve. E c'è un troll. No. Trolloso. Vabbè, intanto che fa il verso, io gli ho tirato un cartonaccio qui. Sono abbastanza facili i troll. Da soli almeno. Ho rischiato di saltare nel suo pugno. Ora abbiamo un troll. Che bello, possiamo portarlo a spasso. E ora si fa sulle gheio. Che casino che stiamo facendo! Che casino! No, troll cattivo. Troll cattivo. Ora colpisci a morte tutti. Com'è già finito? Ma che autonomia hanno i troll? Ah, ho capito. O forse non ho capito. Ma che ti serviva l'occhio, scusa? Cioè, ne hanno uno solo, devi togliergli anche quello. Se si sbrigasse a fare l'ariete, magari. Intanto io, se guardate bene, io sto colpendo anche quello là dietro lì, ma non gli faccio nulla. Se è l'ultimo? È l'ultimo per schiavetti? Sì, è l'ultimo. Cos'hai da dire a tua discolpa per avermi tentato di colpire? Ah, il debito che hai con me. Che debito hai, scusa? Ma hai i denti da cavallo davanti, non credete? Oh, sono una mia impressione. Perché sembra che hai creato stremi? A me non mi sembra. Ti ho chiesto di dimmi dov'è la fiamma, non ti ho chiesto come ammazzare Zeus. Quindi mi serve la fiamma per uccidere Zeus, ma non ti ho detto che mi serve per uccidere Zeus. Magari voglio farci un barbecue. Praise the sun! Ah già! Ah, se non sbaglio, tipo. Ah, con quella lì. Ho sentito che ti può ammazzare anche con la luce del sole, ma come cazzo si fa? E cioè, io non posso uccidere uno puntandogli la torcia in faccia. Se no, sarebbe tentato omicidio. Ora. Ma scusa, perché lo stai pestando come se fosse tipo il polpo? Devi sbatterlo per terra per farlo più morbido. Devi entrarci, non devi toccarla. Quel mostro ha perduto il favore degli dèi. È proprio per questo che io gli credo. La Madonna, c'è più sangue per terra che in corpo suo, però, eh. Come no? Proprio qui che sbagli. Sbaglio o tu sei un oggetto che mi serve? Ci sembra che gli stava aprendo la bocca per vedere la carie, tipo dentista. No. No. Non penso che sia possibile.
Ah, adesso va via il sole. Che schifo. Che clima di merda. E adesso anche pi piove addirittura. Ah, la testa del dio del... Ah, ma non è un po' strana come cosa? Questo qua com'è che l'ho trovato? Ah, c'è anche un oggetto segreto. Eccolo qua. Scudo di Elio, che bello che è. Lo scudo, no, l'Elio. E qua? Ah sì, vi trovi anche passaggi segreti. E dov'è la polvere? Se vedete la polvere d'oro che brilluccica così, è un forziere segreto. Ma capirete. Oh, adesso facciamo anche luce, bello. Ma puoi uccidere, visto che potevi uccidere gente così con la luce. Qualcuno può spiegare. Ah già. Così fai tipo una lampada temporanea. Ok, a cercarli, ma come fai a ucciderli? Cioè, non potrei mai uccidere uno con la torcia. Così lo cerchi per un millisecondo. Ok, non serve più. Level design, cascate e ponti pericolanti. Una catena gigante e il cammino di Eos, bello. Nulla che non faccia mai. Nulla che non faccia anche a casa mia. Ah, colui che vede ciò che vede gli dèi troverà il sentiero verso l'Olimpo. Bene, quindi la testa l'abbiamo trovata proprio perfettamente. Ragazzi, finisco qui il video. Perché è andato un po' avanti, è stato bello decapitare una persona a mani nude, non so ancora secondo quale. Non so spiegarmelo. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima!